Diamante Rosa, stavate aspettando questo video da un sacco di tempo, già lo so, me lo sento dal profondo del cuore. E forse non sapevate che Diamante Rosa ha una struttura come personaggio che non si era vista molte volte nel corso della storia, del cinema o della narrativa. Infatti è un personaggio postumo. Ovvero è un personaggio che non appare direttamente nella serie, appare solamente tramite flashback o tramite le azioni che ha compiuto e le conseguenze di queste azioni. E beh, Diamante Rosa non è semplicemente un personaggio postumo che è una cosa che si è già vista, è un antagonista postumo. Diamante Rosa appare solamente prima dell'inizio della trama e la conseguenza delle sue azioni è il motore che porta la trama ad evolversi ad andare avanti ed è anche il motore di tutto ciò che va verso l'ombra, verso i guardiani della soglia e tutte le difficoltà che Steven dovrà affrontare. Diamante Rosa alla fine è Steven, quindi il fatto che siano anche la stessa persona rende tutto molto più interessante, ma io, se devo fare questo video, non vi devo parlare di tutta quanta la struttura perché sono cose noiose in cui elenco una serie di termini specifici, ma voi preferite che io faccia un semplice paragone, quindi se vi dicessi che Diamante Rosa è Dio, il Dio cristiano, Yahweh, cioè, quello è il nome che usano gli ebrei, però avete capito di quale Dio sto parlando, insomma, iniziamo dall'inizio. Diamante Bianco ha creato il pianeta natale, ha creato il nostro mondo, ha creato tutto quanto quello che abbiamo visto in Steven Universe, il pianeta natale. E Diamante Bianco l'ha creato secondo le sue regole. Dopodiché si è resa perfetta, si è messa su un piedistallo e ha stabilito che Diamante Bianco è il massimo canone di perfezione. Se ci pensate, è una sorta di super io, ovvero un qualcosa che ha il controllo su tutto ciò che sta sotto. Un vecchio famoso chiamato Freud aveva pensato di dividere il nostro cervello in tre parti. Tre parti abbastanza famose, l'avrete sentito nominare, ovvero super io e es. Detti anche super ego, ego e es. Il super ego o super io è Diamante Bianco, ha il controllo su ogni cosa e non vuole assolutamente sbilanciarsi. La sua identità non ha importanza perché la sua identità sta in ciò che lei sceglie di mostrare e tutto il resto non esiste. Diamante Bianco sceglie di essere ciò che vuole essere e non è nient'altro al di fuori di ciò che vuole essere. Diamante Bianco ha deciso di essere Diamante Bianco, ha deciso di essere perfetta e tutto ciò che ha deciso di non essere non può essere accettato. Quindi, per esempio, non può essere imperfetta perché lei non accetta le emozioni. Poi abbiamo l'io, ovvero Diamante Blu e Diamante Giallo. Lei si è liberata dell'io per poter essere al massimo super io, si è liberata della sua identità, delle sue emozioni più pure, ovvero di quelle parti che la rendono in un certo senso imperfetta, quelle che creano un'identità troppo precisa, Diamante Blu e Diamante Giallo. Due aspetti dell'io, due persone che hanno una vera e propria personalità, che non si sbilanciano nel perdersi in piccole emozioni o in qualche strana sensazione, ma che comunque hanno una loro identità, una loro essere un personaggio a 360 gradi, insomma, è questo che fanno Diamante Blu e Diamante Giallo. E poi c'è lo scarto, c'è quella merdina, quella piccola, quella cosetta che è Diamante Rosa. Diamante Rosa è l'ES, che è la parte più grande del nostro cervello. L'ES è composto da desideri, impulsi, tutto ciò che tu vuoi fare o non vuoi fare, tutte quelle parti di te stesso che non puoi controllare, tutte quelle emozioni, quei pensieri di cui non hai assolutamente il controllo, fra cui i sogni, fra cui magari tutto ciò che fanno i bambini. Per questo Diamante Rosa è più infantile rispetto agli altri diamanti, perché non è un io che è un'identità che noi sviluppiamo crescendo, o un super io che è una cosa che controlla la nostra identità e ciò che noi vogliamo mostrare, ma è se stessa, semplicemente se stessa. Ma proprio perché non ha un io e un super io non è matura, e quindi è piccola. E l'unico modo per darle un io e quindi renderla un personaggio a 360 gradi è la Terra. E infatti l'impatto di Diamante Rosa con la Terra è quello che la trasforma da una macchietta, come lo sono tutte le gemme del pianeta natale all'inizio, in un personaggio profondo. Una cosa che fa Steven quando interagisce con le gemme è che dà loro profondità. Un personaggio ha delle caratteristiche abbastanza precise, una caratteristica di un certo tipo o un'altra, ma non è un personaggio tutto tondo. Poi arriva Steven. Steven inserisce un dubbio, inserisce un qualcosa in più che rende il personaggio appunto a tutto tondo, che è quello che fa Diamante Rosa. Ma visto che Diamante Rosa è la prima a farlo, rovina tutto. Ora, prendiamo la figura di Dio. Dio è il Dio onnipotente, il Dio che controlla ogni cosa, e secondo la leggenda cristiana crea questo gigantesco giardino, che è il giardino perfetto, dove tutti sono felici, dove nemmeno gli animali si mangiano fra loro. È un posto magico, il pianeta natale, un giardino dell'Eden perfetto. E poi
C'è una sola diamine di regola che Adamo ed Eva non riescono a rispettare, ovvero non mangiate dal frutto di quell'albero. Quell'albero ha questo frutto che è la conoscenza, la consapevolezza del fatto che il giardino dell'Eden è una cosa e il male sta fuori. È una consapevolezza che Dio non voleva che Adamo ed Eva avessero, così come Diamante Bianco non vuole che le gemme abbiano questa consapevolezza, la consapevolezza di scegliere. Bianco ha creato un'illusione di utopia dando a ogni gemma un'utilità. Se noi scopriamo che in realtà possono non avere un'utilità, come avevo già detto nel video sul pianeta Natale, tutto va a catafascio, perché la sua idea di mondo, la sua idea di civiltà perde completamente la sua potenza, perde completamente tutte le sue possibilità, perde completamente il suo senso. Perché se le gemme possono anche non essere utili, allora che cosa sono le gemme? Sono essere più complicati che possono magari fare del male. Infatti per questo, quando Adamo ed Eva rubano finalmente questa mela, ovviamente con tutta la storia, due sorpenti di Satana non interessa, quando rubano la mela prendono una coscienza che prima non avevano e Dio li punisce con la sofferenza totale, perché è questo che succede quando tu prendi coscienza di ciò che sei, la sofferenza più totale, il fatto che da quel momento in poi Eva non è più una semplice donna, Eva ora deve soffrire per partorire, una volta al mese perderà sangue, è stata condannata, è stata maledetta e ora non ha più diritto alla vita eterna, quindi è diventata mortale. Se prima sei una gemma che viene creata e smetterà di funzionare chissà quando, forse quando esploderà il sistema solare, beh, una volta che sei sulla Terra puoi essere frantumata in qualsiasi momento, può succedere qualsiasi cosa, la Terra è imprevedibile. La Terra ti dà più consapevolezza, ma non ti permette di avere un vero scopo. Uno scopo che alla fine era finto, quindi vero scopo non è il termine giusto, però avete capito che intendo. Tra l'altro creare questo scopo crea anche degli scarti, ovvero delle persone che non hanno il diritto di avere questo scopo. Per esempio l'off-color, tutte le gemme scolorite che non hanno il diritto di poter avere un ruolo e che quindi si comportano fin da subito come se fossero sulla Terra, ma senza esserne coscienti, di nuovo. Diamante Rosa si stufa di tutto questo, e decide di rompere la regola e di creare una colonia dove si ha libertà di scelta. Dopo aver visto gli umani, lei resta così affascinata da questa mela, da questo frutto, che decide di mangiarselo tutto. E manda a puttane la vita di tutte quante le persone che hanno a che fare con lei. Ogni persona, ogni essere vivente che entra in contatto con Diamante Rosa soffre. Come se fosse una sorta di maledizione. Non c'è modo di avere a che fare con Diamante Rosa senza soffrire. Pensate al Dio di Israele di nuovo, che aveva creato un intero pianeta, ha creato Adamo ed Eva, ha creato il giardino dell'Eden e poi una volta che il popolo esce dal giardino dell'Eden, ok, Adamo, Eva, i cristiani, gli ebrei vanno tutti in paradiso e gli egizi no, gli egizi possono morire nel Mar Rosso schiacciati da due gigantesche onde. Perché? Perché loro non sono figli di Dio. Li ha creati Dio, ma non sono figli di Dio. Poter dare questa scelta, poter permettere alle persone di essere ciò che vogliono essere, creare il libero arbitrio significa creare anche una sorta di privilegio. Infatti, Diamante Rosa non salva tutte le gemme. Diamante Rosa salva solo le Crystal Gems. Diamante Rosa salva una piccola parte di tutto il pianeta Natale e una piccola parte della Terra. Tant'è vero che alla fine le Crystal Gem che sopravvivono al lancio della corruzione sono pochissime. È lo stesso che ha fatto Diamante Bianco, la stessa identica cosa, ovvero creare una società perfetta dove tutti sono felici, tranne qualcuno. E così come Diamante Rosa ha creato una civiltà felice sacrificando le vite di migliaia e migliaia di gemme che ora sono intrappolate nel grappolo, Diamante Bianco ha sacrificato le off-color. È la stessa cosa. E Diamante Rosa, alla fine, come potete vedere, è l'inizio di tutto, ma non è la fine di niente. Per questo serve Steven, perché Steven è la fine. Steven prende tutte quante quelle cose che Diamante Rosa ha lanciato nel mondo senza rendersi conto di quello che stava facendo e dà loro un senso. Steven mette una fine, Diamante Rosa mette solo un inizio. E mettere un inizio non è sempre un bene. Perché se iniziate a raccontare una storia, magari avete Cappuccetto Rosso che lascia la madre e si ritrova persa nel bosco per sempre inseguita da un lupo. Dovete finirla la storia. Perché possa esserci un lieto fine, come si dice nel film. Diamante Rosa non lo fa. E Diamante Rosa dà inizio a mille cose, perché vuole iniziare, perché le piace cambiare, le piace maturare, ma non riesce a finire nulla. Non finisce mai una sola cosa in tutta la sua vita.
e le conseguenze si vedono, e le conseguenze ricadono su tutte le persone che hanno avuto a che fare con lei, sul pianeta natale, sulle crystal gem, sui diamanti, tutti soffrono. Finché lei non capisce, finalmente, facendo il primissimo atto maturo della sua vita, il primissimo momento in cui Diamante Rosa finalmente fa qualcosa di sensato e muore! È l'unica cosa che poteva fare. Ha fatto il suo passaggio di maturazione. Prima era Diamante Rosa. Si è finta Quarzo Rosa, ma non bastava fingersi Quarzo Rosa. Aveva bisogno di un passaggio in più, fare un atto di maturità e rinunciare a se stessa per permettere a qualcuno di diverso, cioè Steven, di risolvere i suoi problemi. Che poi questo sia un atto di codardigia e che in realtà sia solo un modo per lanciare tutte le sue responsabilità su Steven è un conto. Ma magari in realtà è stato davvero un atto di responsabilità, ovvero il rendersi conto del fatto che lei non poteva fare assolutamente nulla e poteva lasciare le cose nelle mani di qualcun altro. Un bambino, stranamente. Un bambino che effettivamente ha risolto tutti quanti i problemi, un bambino che effettivamente ha cambiato le cose. Un piccolo Gesù. Sapete, no? Carina la storia di Dio che incontra Maria e dice: ok, ora ti metto incinta magicamente tramite una colomba magica e ora dentro di te c'è mio figlio. Ecco, la stessa cosa. Dio che si mette da parte, Gesù che scende sulla terra e soffre tutte quante le conseguenze di suo padre, tutte le conseguenze delle scelte degli ultimi capitoli della Bibbia e cerca di salvare tutti. Per una volta cerca di salvare davvero tutti. Non solo il popolo di Israele, poi gli egizi possono morire. Gesù, secondo la storia, salva tutti, anche i miscredenti. Lui perdona chiunque. Gesù lancia il messaggio del amatevi l'un l'altro come io ho amato voi, come fa Steven. Ovvero fare l'ultimo passaggio, raccontare l'ultimo pezzo della storia, concludere una cosa che è stata solo iniziata. Infatti per questo la Bibbia è andata avanti con il suo racconto per qualcosa come 2000 anni e poi si è conclusa con Gesù, anche se sono passati 2000 anni da quando c'è stato Gesù. Perché appunto serviva a concludere una storia. Si tratta di archetipi, ovviamente, io sto prendendo la Bibbia perché la conoscete tutti, ma sappiate che la stessa cosa si può fare tranquillamente con Hercules. Solo che nessuno di voi conosce davvero il mito di Hercules perché avete visto solo il classico Disney, quindi... Concludere una storia è una cosa che Diamante Rosa non sa fare, che qualsiasi persona matura non sa fare. Per questo si muore da vecchi in genere, perché si è abbastanza maturi da concludere la propria vita, aver capito quello che si è fatto e mettersi da parte. Lasciare la poltrona, lasciare il posto ai prossimi stupidi boomer. A te piace Diamante Rosa? Questo era un no. Non lo so. Sì, però... Cioè, ha fatto tante cazzate, però in un certo senso come potrebbe farlo un bambino, no? Capite cosa intendo? Cioè, è come se avessi un gattino, come ce l'ho io, no? E fa tante cazzate. E poi arrabbiati con un gattino, ma fino a che punto? Cioè, sai che la sua vita è appena iniziata, che sta imparando le sue cose, insomma? Cioè, il fatto è che Diamante Rosa è in una posizione di potere così alta che le sue cazzate ricadono su chiunque, su tutte le persone che si mettono attorno a lei, che siano i suoi sottoposti, diciamo, come anche i suoi amici, eccetera. Ecco, questa è una cosa che la differenzia un po' da un gattino, quindi diciamo che sono un po' combattuto. Secondo me Diamante Rosa è la cattiva della serie. In modo non intenzionale, non è che una brutta persona andrebbe frantumata. Però, comunque, ha sbagliato. Ha sbagliato in continuazione, per tutto il tempo, per tutta la sua vita. Si è preoccupata solo di qualcuno, si è preoccupata solo di se stessa, ha fatto mille errori immaturi. E credo sì. Che fino agli ultimi 14 anni, prima di schiattare, lei non abbia capito assolutamente nulla della vita. Finché non ha incontrato Greg, secondo me non ha capito assolutamente nulla della Terra e non ha capito mai davvero gli umani. Era affascinata, sì, diceva, oh, che carini gli umani, però non ha capito fino in fondo che cosa significasse la vita. Greg è stato la bomba di realtà da sbatterle in faccia di cui aveva bisogno. Come ha detto Rebecca Sugar nella sua intervista, tanti anni fa, dove diceva che la storia d'amore fra Greg e Rose è la storia d'amore fra la realtà e la fantasia. Dove Greg è la realtà e Diamante Rosa la fantasia. Diamante Rosa è naif, vuole tutto perfetto, vuole tutto bello e si aspetta che il mondo duri per sempre. E poi c'è Greg, che è la dura realtà,
che vuole vivere nella fantasia, ma non lo fa. Vive in un mondo reale, imperfetto, con un sacco di difetti e dove cerca di accontentarsi e sopravvivere. Mi ricorda Romeo e Giulietta. Sai, Giulietta, la realtà, sì, la durezza della vita e dell'amore. E invece Romeo, quello tutto, oh, che belle le farfalle, oh, che bello l'amore, ah, così. Giulietta e Romeo. Cacchio quante riferimenti che ha Rebecca. Rebecchissima. Sì, top. La mia cara Rebecca. Che carina che è. Vuoi dire qualcosa su quanto è adorabile Vabbè. Rebecca? È bellissima, non posso dire, ah, quanto è bella quando ha risposto anche a Aden, che carina, vabbè, non, cioè, dovrei occupare 20 minuti soltanto per parlare di Rebecca, di quanto è bella, quindi continuiamo col video. Vabbè, è finito, non ho più nulla da dire. Vedi, Niente, ho ok. concluso tutto quanto, sono arrivato a Steven uguale Gesù, quindi... Steven uguale Gesù. Abbiamo finito. Certo. Secondo voi, Diamante Rosa deve morire, è una persona idiota, è il vero villain della serie, o siete una di quelle persone folli che dicono, oh mio Dio, è un personaggio meraviglioso? Cioè sì, è un personaggio meraviglioso, però è una persona meravigliosa, vorrei conoscerla, la adoro, è solo incompresa, poverina. Thank you.